Ciao a tutti ragazzi e oggi vi presento un nuovo gioco che si chiama Animal Shelter. In pratica abbiamo da gestire un canile. Possiamo scegliere se adottare, quindi far adottare più che altro, quindi mantenere nel nostro canile i cani o i gatti. Allora, iniziamo subito col gioco, andiamo a fare New Game. Come potete vedere, il gioco purtroppo non è in lingua italiana. Allora, qui andiamo a mettere il nome del nostro canile che sarà nell'IRFA. E andiamo a scegliere quale animale vogliamo andare a tenere nel nostro chiamiamolo canile, ma ci sono anche i gatti. Allora, io inizierei col cane. Dunque, eccoci qui arrivati. Benvenuti nel Personal Animal Shelter. Allora, inizialmente abbiamo anche un bel tutorial. Allora, ragazzi, qua vedete che è il nostro ufficio. Qui abbiamo questo H dove arriveranno i droni dal cielo, vedete lì ce n'è uno, e ci depositeranno alcune cose che andremo a ordinare. Allora, intanto dobbiamo andare a utilizzare i tasti A, D, E e andiamo al computer subito. Allora, qui c'è il nostro ufficio e nel nostro ufficio troviamo il computer che ci sarà utilissimo per andare a fare alcune ordinazioni. Allora, qua fa vedere un po' di cose, le faccio vedere molto velocemente perché poi ve le spiegherò mano a mano. Eccoci qua, entriamo nel vivo. Dunque, allora, qui possiamo andare ad acquistare il mangiare, le medicine, la roba per andare a pulire i nostri animali, i giocattoli, le decorazioni, l'espansione ticket e altre cose. Queste cose, come vedete, sono bloccate perché ancora dobbiamo iniziare a fare i livelli. Dunque ragazzi, se andiamo a cliccare qui, vedete, possiamo andare a scegliere, qui ci sarà un elenco, per il momento c'è soltanto Gia, andare ad adottare il primo cane, più che altro lo dobbiamo andare a prendere dal negozio e poi lo dobbiamo curare e tenere in forma e una volta che sarà bello pronto lo possiamo andare in adozione, quindi venderlo praticamente. Allora andiamo a prendere sto cane, ci clicco sopra e andiamo qui a fare... Voglio questo pet. Allora possiamo andare a cambiare il nome, quindi lo andiamo a chiamare Nocciolino, magari un nome qualsiasi. Quindi accettiamo e a questo punto andiamo a chiudere il nostro computer e dovrebbe arrivare da un momento all'altro sto nocciolino. Ecco, vedete che è arrivato il camioncino. Quindi adesso arrivato il camioncino, noi usciamo velocemente dall'ufficio. Sì, vabbè, un attimo. Ed è questo qui, vedete. Dunque, allora il nostro cane poi lo andiamo a posizionare all'interno della gabbia. Sì, questo è il loro recinto, poi c'è un po' di giardino dove possono divertirsi e abbiamo a disposizione due gabbie. Naturalmente, man mano che faremo i soldi, ci possiamo anche ingrandire e avere più gabbie. Allora, lo andiamo a posizionare qui dentro. Ok, allora adesso ragazzi, la prima cosa che dobbiamo andare a fare è fornire da bere e da mangiare al nostro cane. Ovviamente dobbiamo andare a comprare il tutto, il cibo, quindi l'acqua, al nostro computer. Dunque, qua vedete si sono sbloccati il cibo e l'acqua. Allora, in cassa abbiamo 1500 dollari, quindi andiamo a comprare uno di cibo e uno di acqua perché ce ne servirà uno per questo cane e quindi andiamo a confermare l'ordine. Ok, qui ci fa vedere quanto costa, cosa abbiamo comprato e andiamo a ordinare. Come vi dicevo, dovrebbe arrivare il nostro amico drone da un momento all'altro. Eccolo, sentite il rumore? Ecco, vedete, l'ha buttato lì. Allora, adesso noi andiamo a ritirare il pacco. Ed ecco qui la roba che ho comprato, quindi andiamo a prendere il tutto. Allora, una volta che abbiamo preso il tutto, andiamo a dare il mangiare al nostro amico. Allora, qui c'è l'acqua, basta versarla in questa... Sì, un attimo. Vedete, qua è pieno. E tramite il tasto... No, aspettate, qual era? Ah sì, devo fare qui il 2 e vado a mettere...
anche un po' di mangiare. Quando vedete che tutto quel cerchietto diventa verde, vedete che è pieno. Allora, questa roba la possiamo andare a posizionare anche qui, così lui se la ritrova. Allora, come potete vedere, mentre lui mangia, praticamente qua ha la sua scheda. Quindi vedete, questo qui ama i bambini, è una nota che ha, quindi preferibilmente lo faremo adottare da una, magari una famiglia che ha un bambino o da una bambina. E dunque, allora, qui invece vedete, man mano che lui va a mangiare, o è felice, che gioca, eccetera, aumenterà questa barra gialla e raggiungerà il cuoricino. Quando avrà raggiunto il nostro cuoricino, vuol dire che lo potremo andare a vendere. Vedete, adesso ha tutte le concine belle che piene, quindi sta più che bene. Vediamo, ha già finito quasi l'acqua, magari gliene vado a mettere ancora un po'. Tieni, va, che avevi bisogno. Adesso bisogna farlo giocare un pochettino con la pallina. Allora, lasciamo. Allora, in questa maniera possiamo anche andarci a prendere cura del nostro amico animale, andandogli a fare un po' di carezze, vedete? E intanto andiamo a completare il nostro tutorial. Vedete che quando c'è la zampina nella task, quindi la seconda voce, l'abbiamo completata. Quando il bordo del nostro cane è verde, vuol dire che è più che sano, sta bene. Quando diventa invece il bordo rosso, vuol dire che ha qualche problema. Quindi andremo a controllare un po' la sua scheda, che è questa qua. Questa, vedete? Ok, adesso dobbiamo andarlo a fare a giocare un pochettino con la pallina. La pallina è questa qui. Ok, allora, vieni. Esci fuori. Ops. Aspetta, andiamo a prendere un attimino. Lo mettiamo fuori. Ok, adesso lo facciamo giocare con la pallina. Così si sfoga un pochettino, si diverte. Adesso me la riporta. Bravo. Ok, anche questa cosa è stata completata. Infatti vediamo che qua magari avrà aumentato. Vedete che ha aumentato questa barra gialla, perché si è anche divertito. Vuoi giocare ancora un po'? Dunque ragazzi, allora al computer adesso possiamo andare a comprare altre cose. Allora, clicchiamo sullo shop. Andiamo in altro e andiamo a comprare una fotocamera, perché i nostri animali si possono anche andare a fotografare. Allora, qui ne compro una, ok, come abbiamo fatto prima, è molto semplice andare a comprare la roba e abbiamo la nostra fotocamera. Cosa ci servirà la nostra camera? Per andare a fotografare i nostri amici animali. Ok, e con questa macchina fotografica dobbiamo andare a fotografare il nostro amico animale. Possiamo fare fino a 6 fotografie. Adesso lui quando si girerà gliene farò un'altra. E ma perché ti sei messo così micciolino? Aspetta, vediamo se riusciamo. Okay. Perfetto. Allora, adesso che abbiamo finito, andiamo a svilupparle in ufficio. Fotografia, e andiamo a metterla qui dentro, poi andiamo a sviluppare. E lei me la mette lì. Adesso andiamo a sviluppare un po' tutte quelle che ho fatto. Ma soprattutto quello che dobbiamo andare a fare è andare a fare la stampa. Quindi andiamo a fare la stampa di questa foto. Poi stampiamo anche questa qui, che mi sembra che è venuta abbastanza bene. Vedete, e le troviamo qua. Queste fotografie le possiamo andare anche tranquillamente a mettere come fossero dei quadri. Vedete, le posizioniamo in questa maniera e via. Allora, così possiamo avere anche un ricordo dei nostri amici animali. C'è sempre un nocciolino, andiamo più informazioni. Facciamo create. E qui andiamo a mettere la nostra fotografia, perché dobbiamo andarlo a mettere su internet praticamente per poi riuscire a venderlo. Quindi andiamo a caricare una foto bella del nostro animale. Mettiamo questa perché è quella che si vede meglio. E qui c'è la descrizione.
di nocciolino. Quindi andiamo a creare l'annuncio, vedete? Allora, questo annuncio, una volta creato, usciranno fuori delle persone che sono interessati a acquistare il nostro cane. Quindi andiamo a fare più informazioni. Questo qui è un ragazzino. E c'era anche candidata, poi dopo un po' vengono altri fuori candidati, questa Patricia. Vedete, allora, Patricia ha anche un po' di tratti, quindi sembra migliore rispetto a quell'altro di prima. Allora, alla fine di tutto decidiamo di farlo adottare. Vedete che ormai la linea gialla è completata e anche il cuoricino è pieno, quindi vuol dire che è adottabile. Quindi a questo punto ho scelto Patricia e perché aveva un po' di tratti migliori e quindi lo tratterà bene il nostro animale. Quindi andiamo a fare match, quindi li facciamo incontrare. Ok. Ecco qua che è arrivato il camioncino. Cioè, allora, a questo punto è arrivato il camioncino, noi dobbiamo andare a prendere il nostro animale, caricarlo sopra perché andrà direttamente dalla ragazza. Allora, se è stato adottato, benissimo. Allora, andiamo a prenderlo in braccio. Dunque, ragazzi, qua ho avuto un po' di difficoltà perché pensavo che bisognava andarlo a mettere dentro il camion. In realtà, probabilmente bisogna semplicemente metterlo per terra. Ok, boh, non lo so, è molto difficoltoso trovare il punto. Ok, è salito in auto, lui parte e andrà appunto dalla ragazzina, vedete? Ora ha fatto un bel po' di punti. Ok, ciao, ciao, nocciolino, sei stato venduto. Allora, dovremmo avere a questo punto... c'è anche la mail di ringraziamento da parte della ragazzina e adesso possiamo andare a adottare altri animali. Allora, questo a grandi linee come funziona questo gioco. Ovviamente poi qui c'è il ringraziamento della ragazzina, eccetera. Ovviamente ci ha dato dei soldi per questa operazione che abbiamo fatto. Quindi noi andremo a guadagnare soldi. Il nostro compito infatti sarà quello di andare a prendere gli animali dal canile, curarli, ovviamente adesso comunque si sono sbloccate nuove funzioni, vedete abbiamo più cibi, abbiamo le medicine perché gli animali si potranno anche andare ad ammalare, dovremo andarle a lavare, magari fornire altre decorazioni, eccetera. Una volta che saranno belli che felici, li possiamo andare a fotografare, mettere sul computer e aspettare tramite internet che siano scelti da bambini o persone anche adulte, credo, e a quel punto lì li andremo a vendere e quindi andremo a guadagnare i soldi. Una volta che avremo tanti soldi, possiamo poi anche andare a ampliare la nostra casa famiglia per animali. Allora, ragazzi, questo è il gioco. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate, se volete vedere qualche altro episodio. Intanto vi invito come sempre a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e naturalmente a mettere un bel mi piace a questo video. Ciao a tutti e alla prossima!